Ciao amici di IT Web News, siamo qui stasera al Mojotic Festival. Come è nato il Mojotic? Ma è nato da un'idea semplicemente di portare della musica dal vivo in Liguria. Sono passati un po' di anni da quando è nata questa idea qua e anno dopo anno gli eventi si sono moltiplicati. Dopo qualche anno è nato un festival e oggi siamo alla 10ª edizione. Riceviamo da un po' di anni sempre maggiore successo, molta gente che arriva da fuori regione, artisti sempre più conosciuti, noi prediligiamo artisti internazionali, quest'anno avremo anche qualche artista italiano, però diciamo siamo cresciuti organizzando date di artisti italiani e negli ultimi 7-8 anni ci siamo specializzati molto in artisti internazionali, principalmente musica nuova, band emergenti che fino a qualche anno fa erano emergenti, oggi calcano i principali palchi del mondo. Ci vuoi citare qualche nome di gruppo? Primo fra tutti abbiamo i Tame Impala, che hanno dedicato anche una canzone a Sessi Levante, ha partecipato nel 2013-2015, abbiamo avuto nel 2015 St. Vincent, poi c'è stato Mark Lanegan, War on Drugs, Primal Scream, tutti i nomi della scena alternativa, alternativa internazionale, comunque ormai tutti i nuovi nomi che sono protagonisti dei festival mondiali. Certo, insomma, quindi per noi è un onore anche per Sestri Levante a dare questa freschezza musicale di grandi artisti. E stasera siamo qui con Tom Walker, che aprirà appunto il festival, e a seguire ci vuoi raccontare gli ospiti? Tom Walker appunto è la nostra data di apertura, un nome molto conosciuto per un singolo che sta cavalcando il successo in tutte le radio, il disco in realtà uscirà a settembre. Domani passeremo con un nome di culto della scena New Wave californiana, i Dream Syndicate. Poi passeremo nella nuova location di quest'anno, il Parco Mandela, dove quest'anno abbiamo usato con nomi un po' più conosciuti e in cui ci aspettiamo un'affluenza maggiore. La data italiana Cosmo e Colapesce. Cosmo è uno dei principali artisti attuali della scena appunto indipendente italiana, esce da un tour invernale che ha avuto un successo clamoroso. E per poi passare sabato 21 luglio a quella che è la nostra data di punta, parliamo dei Gogol Bordello, un nome molto conosciuto che ha calcato migliaia di palchi in tutto il mondo, conosciuto per un gypsy punk molto divertente, ballabile e che tra l'altro l'anno scorso hanno fatto un'ottima data al Pistoia Blues con una vastissima affluenza di pubblico. Per concludere avremo Fink, un artista sempre della scena indipendente, e torneremo qua al Teatro della Conchiglia per quest'ultima data. A conclusione di queste 5 date avremo il nostro evento ormai il più conosciuto in tutta Italia, che è la Sala in Disco, il venerdì 3 agosto. Non ha ormai più bisogno soprattutto di pubblicità perché è straconosciuta e ogni anno è sempre un successo.